Quando l'alba comincia a rubar tempo alla notte, la natura torna a ravvivarsi di qualche macchia di colore e l'aria si fa più luminosa, sappiamo che l'inverno cede il passo alla primavera. La ricerca della verpa ci costringe ad attraversare luoghi impervi, ma molto affascinanti. Luoghi selvaggi, lontani da ogni sentiero. Quando non hanno voglia di crescere nei luoghi più aperti, vengono sempre in mezzo a questi rovi, in terreni come vedete umidi. Ai! Qua magari potrebbe essere buono, guarda. Ah, ma qualcosa c'è, guarda. Ah, fantastico. Guarda come sono carini. Prugnoli. Vedi che fanno la riga, partono da qua, vanno su. Belli. Continuano a collegare fino su in cima. Vedi che anche sotto a quel tronco ce n'è uno. Guarda, guarda che meraviglia. E continuano. È proprio una fungaia di prugnoli. Guardiamo se ci sono. Sì, ci siamo. Ci sono, ah, e anche grandi, ce ne sono degli altri, infatti questa è una di quelle fungaie fatte a mezzaluna. Andiamo a vedere com'è. Apri, apri, guarda che bello. Ah, finalmente, come è bello. Belligrophorus, il dormiente.